a stare con noi questa sera ed ascoltarci per con la speranza, ecco, perché che Luciano D'Alfonsi arrivi in un orario compatibile con le nostre esigenze. È una persona che prende mille impegni e ne fa solitamente e li risolve. Speriamo risolva anche questo nostro impegno. Io intanto volevo dirvi alcune informazioni tecniche. Questa era anche una festa del tesseramento al partito e del circolo, per cui ci sono dei tavoli e ci sono delle persone che stanno rinnovando le tessere a chi vuole. C'è un altro banchetto invece dove si stanno raccogliendo le firme contro la costruzione sulla Riviera Sud di una collina e di un tunnel, una collina in terra e un tunnel in cemento che questa amministrazione comunale ha messo in cantiere. Devo dire che troverete anche del materiale in giro. È una cosa che non ha senso. Noi abbiamo cominciato e abbiamo favorito la costituzione di un comitato cittadino proprio per ribellarci a questa soluzione progettuale che distruggerebbe la nostra riviera. Noi vogliamo che la riviera si faccia subito, ma si faccia nel miglior modo possibile, tenendo conto delle esigenze dei balneatori che ci sono e ci devono essere. Diciamo che la riviera spesso si fa proprio in rapporto agli stabilimenti balneari, in rapporto alla vivibilità delle strutture che ci sono. La nostra riviera si deve fare bene anche per un altro motivo, perché è la riviera dove c'è l'unico spazio culturale di Pescara. Noi da anni sentiamo parlare di teatri per Pescara, di spazi per la cultura, di spazi. Questo che abbiamo costruito oramai da 70 anni, mi pare, se non sbaglio, è l'unico spazio dove si può fare d'estate teatro. Bene, continua a rimanere l'unico spazio, vediamo di costruirgli una riviera adeguata, una riviera che consente di parcheggiare a chi deve usufruire di questo spazio, che consente di parcheggiare anche a chi vuole andare al mare. E quindi vi prego la raccolta delle firme è iniziata da poco tempo, di firmare adesso e comunque di passare parola, perché più il numero delle firme è alto, più riusciremo a far sentire la voce della gente, della popolazione, a questa amministrazione che è sorda. Il tema di questa sera: il congresso, le elezioni regionali e le elezioni comunali sono le nostre prossime scadenze. Oramai abbiamo superato la fase dell'analisi del voto, superato in modo anche qualche volta traumatico, devo dire, ma dobbiamo superare il momento dell'analisi e basta. Adesso noi abbiamo queste scadenze, comunque le dobbiamo affrontare e ci dobbiamo attivare. Lo dobbiamo fare per il partito se decidiamo di continuare a lavorare e a votare questo partito. Lo dobbiamo fare soprattutto per l'Abruzzo e per Pescara, perché le prossime scadenze sono le scadenze che ci danno l'opportunità di mandare a casa Chiodi e Mascia, che hanno reso questa regione e questa città bloccati, fermi, immobili quando non hanno creato danno. Allora,
che fare? Io credo che per ricominciare a ridare voce al partito del fare, per ridare voce alle idee e alle proposte della gente, questa sera abbiamo organizzato questa assemblea, questa manifestazione, questo incontro, per ripartire da un momento particolare. Qualche anno fa, per un periodo breve, noi abbiamo avuto Enrico Paolini, presidente vicario della regione, e Luciano D'Alfonso, sindaco di Pescara. Quel momento per Pescara e per questo quartiere in particolare è stato un momento importante, perché furono presi e fatte delle scelte che, se portate a compimento, avrebbero dato molto sia alla città che a questo quartiere. Ricordo che per esempio la regione riuscì a trovare un finanziamento per la copertura del teatro D'Annunzio, che la giunta Masci ha lasciato cadere e ha perso senza fare e senza trovare alcuna soluzione. Ricordo l'iniziativa, la manifestazione, il finanziamento di opere e di strutture di ammodernamento degli impianti sportivi per i giochi del 2009, giochi del Mediterraneo del 2009, la delimitazione di zona della franca urbana che dava le possibilità alle industrie e soprattutto all'artigianato di avere tassi agevolati per introdurre iniziative e lavoro in alcune zone di questo quartiere. Una serie di cose che poi loro, se riusciamo a portare a termine questa iniziativa, illustreranno meglio. Voglio dire, però, il senso di questa manifestazione parte da quell'idea, cioè dalla voglia e dalla necessità di riconquistare una città e una regione per farla camminare. Io spero che Luciano arrivi presto. Voglio ringraziare anche due iscritti al nostro circolo che ci rappresentano anche in altre attività, Gianluca Fusilli che ci porterà un saluto e Graziano Di Costanzo, direttore regionale della CNA. Gianluca, se vuoi salutare i nostri amici, a posto, grazie. Innanzitutto buonasera, io sono un consigliere comunale di Pescara, molti li conosco ma altri non li conosco e quindi mi fa piacere anche presentarmi. Ve lo dico con sincerità, è gratificante ripartecipare ad un'iniziativa di questo tipo e quindi da parte mia, come semplice componente dell'assemblea civica del nostro comune, un ringraziamento agli amici del circolo del PD di Porta Nuova, al quale anche io sono iscritto e per questo mi consentono di parlare, perché non è un'agevolazione, quasi come dire una rappresentazione di un'appartenenza, a Carlo Gaspari, Marcello Paolini, tutti gli amici insomma che hanno organizzato questa bella iniziativa. Ma un grazie soprattutto agli amici democratici e alle amiche democratiche, ma anche ai tanti cittadini che rispetto a una sollecitazione di questo tipo, magari neanche simpatizzanti della nostra proposta politica, sono venuti qui in una serata che normalmente si dedica al riposo perché è una serata estiva, hanno atteso anche un tempo lungo perché la manifestazione iniziasse e quindi un grazie a voi perché c'è la conferma che in questa città, dopo un periodo di stand by, diciamolo con grande sincerità, era tempo che non si riandava per strada a confrontarsi, ci si chiudeva nelle stanze, ci si chiudeva nei teatri, in quei luoghi chiusi che poi d'estate sono anche caldi e anche poco avvezzi all'attenzione. Per la prima volta torniamo in strada, c'è una bella partecipazione a conferma che c'è voglia
di informarsi, di ascoltare, di confrontarsi, di ricostruire quel circuito di incontro, confronto, discussione e anche critica che è stata alla base della nostra capacità di fare buon governo qualche anno fa in questa città e per una certa fase anche in enti più importanti rispetto al Comune di Pescara per lo sviluppo e il futuro del nostro Abruzzo. Noi siamo consapevoli, amici e amiche, che il tempo che stiamo vivendo non è un tempo normale della vita democratica di questo Paese, è certamente un tempo nuovo. Io credo che possiamo essere d'accordo che per alcuni aspetti è un tempo anche drammatico, perché i problemi da affrontare sono tanti e soprattutto l'iniziativa politica fa fatica a dare risposte adeguate, immediate, convincenti, credibili. Un tempo caratterizzato da una parte, con certezza, da una crisi economica mordente, perché più il tempo passa e più abbiamo esperienza o esperienza anche come amministratore quotidiana di quanto si stia anche all'interno delle famiglie ingenerando paura, sfiducia verso il futuro. Dicevamo anche durante le scorse campagne elettorali che questo è il primo tempo in cui legittimamente i padri temono che il futuro dei propri figli possa essere peggiore del proprio. È la prima volta che accade nella vita della nostra Repubblica. C'è un secondo elemento rispetto al quale l'iniziativa di questa sera ci dà un aiuto in termini di entusiasmo per ripeterla, per moltiplicarla, per allargare la platea, per essere anche più coraggiosi, Carlo, rispetto al luogo in cui farle queste iniziative. Perché se questa è la partecipazione vuol dire che questa è la strada giusta. E cioè l'altro elemento che caratterizza questa nostra fase, questo nostro momento di vita collettiva all'interno della nostra città, della regione, del paese tutto è la sfiducia, io dico crescente, dei cittadini nei confronti delle istituzioni, dei cittadini nei confronti dei partiti, dei cittadini nei confronti della politica. Sembra essersi quasi interrotto quel rapporto, quel filo rosso che ha sempre legato nella nostra democrazia, anche nei momenti più bui, i rappresentanti ai rappresentati. E vedete, se questo è il quadro di riferimento nel quale ci apprestiamo ad affrontare queste competizioni elettorali importanti per il futuro della nostra città e della nostra regione, le elezioni comunali di Pescara, che probabilmente si svolgeranno a scadenza naturale il prossimo maggio, le elezioni regionali che non sappiamo quando si faranno, altra anomalia di questo sistema democratico, ma certamente tra novembre e marzo, perché quello prevede la legge. Certo, ci piacerebbe anche sapere quando, per poterci preparare a individuare la nostra proposta alternativa a quella dei nostri competitori. Se questo è il quadro di riferimento, io credo sia giusto che una comunità politica, con tutte le sue difficoltà, ritrovi le ragioni per autoconvocarsi, per mettersi in movimento. Noi del Partito Democratico ritroviamo le ragioni per le quali dal 2007 abbiamo partecipato a un progetto di costruzione, prima per il territorio, poi per la regione, poi anche per il livello nazionale, di un grande Partito Democratico aperto, riformista, leggero nelle strutture ma grande, di grande testa nella produzione delle idee. Ed è questa la ragione per la quale Carlo ed altri hanno avuto il coraggio di convocarci questa sera ad un confronto con Luciano D'Alfonso, con Enrico Paolini, che leghi la nostra esperienza passata rispetto, come dire, alla visione del futuro. Io concludo questo mio indirizzo di saluto dicendo che sostanzialmente nel nostro sistema democratico è determinante la funzione dei partiti, non c'è alternativa, a condizione che siano in grado di pensare, dire tutto quello che pensano e fare tutto quello che dicono. Non sono tutti uguali in campagna elettorale, c'è chi deve rendere conto e chi invece deve fare, come dire, determinare la speranza del futuro. Noi credo che saremo in grado, con le candidature che esprimeremo, con il metodo partecipativo delle primarie per la scelta del candidato, di costruire un progetto che incontrerà quantomeno, se non la vostra preferenza, la vostra attenzione, certi che nel prossimo quinquennio potremo determinare le condizioni per una nuova stagione di sviluppo per Pescara e per l'Abruzzo. Grazie. Grazie, grazie Gianluca, grazie Ano. Buonasera a tutti, anch'io, come ha detto Carlo, sono un iscritto qui alla sezione, ma io farò un intervento, mi ha chiesto di fare un intervento professionale, cioè nella mia veste di direttore della CNA. Quindi ruberò questi 5 minuti che ho a disposizione
per provare a fare un ragionamento che non guarda solo a quella che è la situazione difficile che noi stiamo vivendo. Io ho a che fare con le imprese tutti i giorni, tutti i dati che noi abbiamo sono negativi, però proviamo a capire se possiamo fare qualcosa per rispondere a questa difficoltà. Se no c'è un effetto, diciamo, negativo che ci, sul quale ci avvitiamo ogni giorno, sentiamo tutte queste notizie, disoccupazione, fabbriche, aziende che chiudono, eccetera. Chiaramente l'assenza di Luciano D'Alfonso mi cambia un po', no? Perché noi speriamo, pensiamo che in questa, diciamo, nelle prossime elezioni il centrosinistra possa vincere le elezioni, ma io credo che non le vincerà se si attarderà solo in generici appelli o dicendo soltanto che Chiodi non ha fatto niente. Se c'è una critica che noi facciamo a Chiodi, questo lo dico professionalmente come CNA, è quella di guidare una maggioranza che non ha nessuna visione dello sviluppo di questa regione, di questa comunità, e nessuna visione del futuro. Perché dico questo? Perché guardate, in questi 5 anni l'Abruzzo ha avuto un terremoto devastante, stiamo vivendo tuttora una crisi molto brutta, però se si continua ad andare appresso solo a queste cose che devono essere presidiate in un contesto in cui non ci sono risorse, non si dà poi, ripeto, nessuna speranza, nessuna prospettiva a una comunità. Allora provo a dire 2 o 3 cose concrete, partendo da un fatto: dopo la guerra noi eravamo la regione più povera del Mezzogiorno, qui ci sono giovani, gente meno giovane, sono cose risapute. Dopodiché abbiamo fatto un percorso straordinario, certo, grazie anche alla Cassa per il Mezzogiorno, siamo stati quelli che hanno saputo usare meglio di tutti i fondi pubblici. Ma dopo che cosa è successo? Quando siamo usciti dal Mezzogiorno? Nel 96 qui abbiamo attratto grandi investimenti, lunedì è venuto qui l'amministratore delegato della Fiat dicendoci che investirà 700 milioni di euro sulla Sevel. Noi siamo diventati una delle regioni più industrializzate d'Italia, non del Mezzogiorno, qui non che non si creino cose strane. Noi siamo una delle regioni che ha i tassi di industrializzazione più alti d'Italia. Eppure cosa succede? Noi abbiamo attratto Honda, Sevel, che possono essere fattori straordinari di sviluppo, danno lavoro a tanta gente, all'indotto. Dopodiché non siamo capaci di fare alcune scelte, ci metto pure Pescara, che riguardano le infrastrutture. Quell'azienda non ha una strada con cui può portare velocemente i suoi furgoni sul porto di Ortona, non ha una linea ferroviaria con cui può portare velocemente i furgoni sul porto di Ortona, non ha un porto industriale degno di questo nome. Sapete perché? Perché siamo una regione che è vittima di tanti campanili, non è capace di scegliere, vince uno di Teramo e tutte le attività, tutte le cose sembra che si debbano fare solo a Teramo. Vince uno dell'Aquila e viceversa. Noi dobbiamo uscire da questo provincialismo, cari amici, se no non ce la facciamo. Noi dobbiamo avere una visione univoca dell'Abruzzo in cui dobbiamo allocare nei territori a vocazione, Pescara sicuramente ha una vocazione più turistica, più di servizi, più commerciale, come la Val di Sangro ha una forte vocazione industriale, e ragionare non di guerre tra Chieti, Pescara, Pescara o L'Aquila, ma di stare insieme e fare per questa regione le cose che servono. Faccio una battuta: un aeroporto forse si può permettere questa regione, forse uno. Allora ragioniamo dove deve stare nell'area metropolitana, e qui concentriamo tutte le risorse perché quell'aeroporto possa decollare e possa diventare bacino non solo per Pescara e l'area metropolitana, ma anche per quelli di Teramo o di Chieti. Se riusciamo ad avere un po' di questa visione, probabilmente riusciamo a riportare questa regione su binari diversi. Dopodiché approfitto del fatto che qui c'è Enrico Paolini, perché una 15 anni fa in questa regione si è cominciato a parlare di una sigla, un acronimo che si chiama ARVE, Abruzzo Regione Verde d'Europa. Da quella volta noi abbiamo avuto 3 parchi nazionali, stiamo discutendo qui vicino a pochi chilometri di fare il parco dei Trabocchi. Dite: ma cosa c'entrano i parchi? I parchi c'entrano molto, cari amici, perché un punto di turismo, un punto di PIL sul turismo vale 5.000 nuovi posti di lavoro, 5.000. Allora se noi che abbiamo il bacino sciistico, sembra strano che lo dica a Pescara, ma quello più importante d'Italia dopo le Alpi, se abbiamo una capacità di attrarre un turismo di qualità, se abbiamo la capacità di valorizzare questa roba qui,
noi possiamo, insieme all'industria di cui parlavo prima e che è lasciata all'abbandono, non perché non ci sono i soldi non ci sono più, ma non c'è proprio la voglia, la capacità, la competenza di fare il campus dell'automotive in Val di Sangro, una struttura finanziata da 10 anni e che per la colpevole insipienza della classe dirigente, della politica, non riesce a decollare. Se qualche azienda se ne andrà da qui è perché non trova più qui quei servizi e quelle professionalità che le hanno indotto a venire qui 15 o 20 anni fa. Ma facevo questa battuta sui parchi. Noi, guardate, abbiamo oggi, nonostante la crisi, comunque 8.000-9.000 persone ogni anno in questa regione si mettono a fare un'attività, ho finito, un'altra battuta e lascio. La metà sono giovani con meno di 30 anni, perché vedete, il posto di lavoro non è solo quello da dipendente. Io lavoro in un mondo in cui tanta gente si mette in proprio, si mette in gioco, perché ha voglia di farlo, forse perché non trova neanche il posto pubblico che non c'è più, o il posto nella grande azienda, ma tanta gente si mette in gioco. A Pescara tanti ragazzi iniziano un'attività. Allora noi a questi non è che gli dobbiamo dare solo i soldi, un po' di credito non gli farebbe male. Vedo qui c'è Alberto De Amicis, importante esponente della più grande banca locale. Le banche non danno più un euro, lo sappiamo tutti, ma questi ragazzi, queste persone non hanno bisogno solo di soldi, hanno bisogno anche di norme che gli facilitino questa opportunità. Non è possibile che per aprire un'attività ci vogliono mesi, settimane, mesi, e c'è, diciamo, una burocrazia che è ottusamente contro chi vuole mettersi in proprio e vuole mettersi a fare impresa. Io ho detto due o tre cose dove non ci vogliono soldi, però ci vuole una politica illuminata, una politica che ritorna in mezzo alla gente, una politica che si confronta con le persone che di queste materie ne capiscano, una politica insomma che guarda un po' più avanti. Se ci sarà questo, e io mi auguro, Luciano non c'è quindi parlo a una sedia vuota, se ci sarà questo, e lui l'ha dimostrato quando ha fatto il sindaco di Pescara, io credo che noi abbiamo una possibilità e possiamo guardare con un po' più di ottimismo al futuro. Altrimenti veramente le cose che oggi vediamo che sono così difficili non possono che peggiorare, perché un po' c'è la crisi mondiale, ma queste cose insieme a qualche altra sta nelle nostre mani. Allora dobbiamo diventare, ve lo dico, io ripeto, non sto facendo un discorso politico perché non sono qui in questa veste. Noi abbiamo però un dovere, perché si parla sempre di diritti in questa società o quando ascoltiamo la televisione, abbiamo anche qualche dovere però, e noi abbiamo il dovere di essere esigenti, non possiamo più accontentarci di quattro chiacchiere o due cose che ci dicono, noi dobbiamo conoscere e essere esigenti e chiedere alle persone che rappresentano le istituzioni non di venirci a fare qualche discorsetto, ma di vedere che cosa fanno concretamente per la comunità, oltre a prendersi dei lauti stipendi. Grazie. Grazie a Graziano. Iniziamo adesso l'intervista con Enrico Paolini. Passo la parola. Allora parlo io adesso, va bene? Grazie. Allora buonasera a tutti. Aspettando Luciano D'Alfonso, io farei una cosa. Enrico Paolini, che era previsto e quindi sta di là, mettiamo Carlo Gasperi che fa le veci di D'Alfonso fino a quando arriva lui, va bene? È difficile, lo so, comunque proviamoci, dai. Carlo Gasperi si siede qua e fa le veci, no, fa la parte di D'Alfonso. Adesso io c'ho qui, allora vi do il microfono, Enrico, io avevo portato una serie di frasi celebri di Luciano D'Alfonso, perché lui usa dei termini aulici, alti, eccetera. Ecco, se te le vuoi ripassare ci rileggi, no? Facciamo così, no? No, li abbiamo letti prima con Enrico e gli altri, insomma, è un ovviamente un linguaggio molto forbito quello di Luciano che rende l'idea, e poi è del tutto personale come situazione che lo rende anche qui unico da questo punto di vista, no? Nel panorama della politica regionale. Noi lo aspettiamo, siamo qua e ovviamente ci ha sconvolto un po' il programma, perché io mi ero preparato ad avere Luciano di qua e Enrico di là e quindi fare un'introduzione un po' particolare, cioè. Allora, andiamo così, un po' come viene, un po' come va. Una cosa sicuramente certa, volevo dare un taglio veloce a questi interventi, quindi un'intervista con argomenti
e con risposte brevi, in modo da poter abbracciare più argomenti, che siano nazionali, regionali, provinciali, cittadini, perché qui adesso la politica è in movimento e ci sono delle scadenze, lo hanno detto anche i due relatori precedenti, ci sono scadenze certe e imminenti. Un'altra cosa volevo dirvi, io sono reduce da un incontro a due, un faccia a faccia, un confronto, chiamatelo un po' come vi pare, tra Giovanni Legnini, il sottosegretario della PD, del governo Letta, e Filippo Piccone, che è il segretario regionale del PDL. Abbiamo finito poco fa la registrazione, se a qualcuno interessa va in onda alle ore 21. Quindi alle 21 c'è questo faccia a faccia tra questi due esponenti politici di rilievo per la nostra regione, perché uno è il sottosegretario, quindi è la maggiore carica politica che abbiamo in Abruzzo, è membro del governo, e l'altro è il segretario regionale del partito di Berlusconi. A seguire, intorno alle 22, perché dura un'oretta questa, faccio un po' di pubblicità, no, perché se non arriva D'Alfonso, io ce l'ho alle 10, però non che abbiamo appuntamento alle 10, lo abbiamo già registrato ieri per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, quindi c'è anche Luciano D'Alfonso alle 10 in un'intervista, perché ci parla di questo importante convegno, tra le altre cose, di domani a Chieti, dove si parla di Silvio Spaventa e quindi si parla delle ferrovie, dei trasporti, delle comunicazioni, insomma dell'Abruzzo che deve crescere anche attraverso questo tipo di infrastrutture. I trasporti e le comunicazioni sono importanti. E allora, detto ciò, io partirei con Enrico Paolini, perché Enrico, l'hanno detto prima, eccetera, è stato l'ultimo presidente di centrosinistra del PD, se volete, della regione, prima che poi venisse eletto Chiodi, ed è stato proprio Enrico Paolini, cioè di sua la colpa, di aver indetto le elezioni la scorsa volta. La data delle elezioni la decide, come sapete, il presidente della regione, sentito il presidente del consiglio e poi il presidente della corte d'appello. Enrico ha deciso le scorse elezioni e devo dire che non ha traccheggiato, come si dice, allungando i tempi, come stanno cercando di fare adesso questi del centrodestra, anche Piccone questa sera in televisione, in contrapposizione con Legnini, diceva che le elezioni si devono tenere a marzo, Legnini diceva novembre, ovviamente Legnini escludeva in modo categorico l'election day, cioè accorpare elezioni europee, comunali, forse provinciali, forse regionali, sarebbe un po' troppo. Allora Enrico, io volevo chiederti, ci spieghi un attimo come si fa a indire la data delle elezioni, quali sono i trucchi, quali sono i pericoli? Vai. Va bene, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui con la pazienza di sempre. La politica si fa aspettare, forse è un po' un'abitudine che dobbiamo perdere questa, perché altrimenti rischiamo poi di non arrivare agli appuntamenti. Le elezioni l'altra volta furono ovviamente anticipate e furono elezioni dovute a fatti veramente gravi che voi tutti ricordate e che quindi non è neanche il caso di riprendere, anche perché il 20 luglio avremo la sentenza e quindi sapremo anche se la giustizia, che tipo di parere darà su questo. Le elezioni anticipate, ma comunque le elezioni regionali, sono un atto, lo dico in maniera tecnica, ma poi lo dico anche in maniera semplice, un atto monocratico del Presidente della Regione. Tra l'altro tra il pubblico c'è chi mi ha aiutato a istruirlo, che era molto più brava di me, perché era il direttore generale del mio settore e per me era la persona più capace di costruire gli atti in quel momento. Questo atto si fa sentito il Presidente del Consiglio regionale, allora era Marino Roselli, oggi è Pagano, e sentito il Presidente della Corte d'Appello, che allora era un signore di Vasto che è andato in pensione, oggi è un magistrato che naturalmente esercita all'Aquila. Quello che bisogna capire, ed è molto semplice, è che è una decisione assolutamente personale del Presidente della Regione in carica. Non è vero affatto, come dimostra il Lazio e la vicenda della Polverini, che c'entra il Ministero degli Interni, Domeneddio, il Ministero di qualsiasi cosa. È un atto che fa il Presidente della Regione perché?
perché la regione è un piccolo parlamento, cioè un consiglio regionale che dovrebbe essere un piccolo parlamento, purtroppo non lo è quasi mai, e quindi non è soggetta a imposizioni, a obblighi da parte di nessuno. Quindi, in altre parole, Chiodi stamattina o domani mattina o dopodomani mattina, pure di domenica, potrebbe andare alla regione, stendere il decreto assistito dai suoi direttori, che non so se erano bravi come quelli che c'avevo io a quel tempo, ma sicuramente saranno capaci di minutare un decreto, fa il decreto e tempo 90 giorni o 80 giorni si fanno le elezioni. I tempi tecnici derivano dal fatto che bisogna poter presentare le liste, fare tutto quello che si fa nelle elezioni. Quindi, in altre parole, non è che si potrebbe votare a dicembre, ma si potrebbe votare pure a ottobre. E la cosa più sensata sarebbe, per evitare, visto che questi signori, mi pare di leggere sui giornali, hanno molto freddo d'inverno, evitare di arrivare a dicembre prevedendole per novembre, perché l'altra cosa che va detta, Pasquale, si è votato a dicembre l'altra volta, il 14, ma l'altra cosa che va detta è che il decreto che mi trovai io a fare per dovere d'ufficio, io lo feci col mio ufficio, la regione lo fece per il 14 di novembre. Quindi le elezioni l'altra volta erano destinate a svolgersi il 14 novembre e si sono fatte il 14 dicembre soltanto perché un ricorso di una lista civica fece spostare di un mese la scadenza. Quindi, per concludere il discorso, molto semplice, non c'è alcuna scusa a rinviare le elezioni, ci sono invece alcuni problemi. Ma dietro l'angolo quale pericolo c'è? Almeno andare due. All'election day è normale, naturale, può essere questo se lo stabilisce il governo nazionale? Dunque, loro si sono fatti una legge su misura a aprile, il consiglio regionale abruzzese attuale, scrivendosi che si possono dare 3 mesi di tempo per fare elezioni. Quindi, se guardiamo a quella legge di aprile 2013, loro in teoria potrebbero fissare le elezioni a marzo-aprile, ma in realtà ci sono due cose semplicissime che qualsiasi cittadino di noi capisce. Primo, sarebbe un atto sostanzialmente anticostituzionale, perché questi signori eletti il 14 dicembre devono andare a casa entro il 14 dicembre e quindi un giorno in più che rimangono non si sa più a nome di chi rimangono lì a rappresentare quali interessi. Quindi, se si facessero elezioni a marzo, un qualsiasi ricorso alla Corte Costituzionale manderebbe in bambola le elezioni, non solo, ma anche un ricorso al TAR, perché l'atto è amministrativo regionale del governatore. Allora, io volevo chiedere, se mi dà il microfono, a Carlo Gaspari, che fa le veci di D'Alfonso. Allora, quindi è lui il probabile futuro candidato, deve però passare al vaglio delle primarie, giusto, del partito, anzi della coalizione. Beh, certo, sicuramente di una coalizione. Allora, qual è la data secondo Carlo Gaspari che è utile per andare a votare, o perlomeno a chi fa comodo andare a votare a novembre, a chi fa comodo andare a votare a marzo, a chi fa comodo non andare a votare per niente, insomma, election day. Non votare per niente, mi sembra, io credo che per rispettare le regole, perché se le regole si fanno vanno rispettate, bisognerebbe votare entro novembre. Voglio aggiungere una banalità, voglio dire, di persona che quotidianamente legge il giornale, a quello che ha già detto Enrico. Questi signori non solo prolungheranno la loro attività, ma per il solito motivo che tutti conosciamo, per cioè lo stipendio, giusto? Esatto, per allora. Il solito motivo che tutti conosciamo. Ma questo vale pure per il centro-sinistra, vale però, per tutti, vale per tutti. E lo diciamo perché se Legnini ha detto che bisogna votare a novembre, vuol dire che il centro-sinistra vuole che si voti a novembre. Dopodiché c'è una maggioranza in consiglio che decide. Ecco, questi non fanno solo politica 6 mesi in più, percepiscono 6 mesi in più di stipendio e avranno un ulteriore anno di contributo pensione. Io credo che se qualcuno lo vuole mettere sotto questo aspetto è anche un problema che... Quindi è il problema del tacchino che non vuole che arrivi Natale, no? Si dice sempre così. E quindi, però Enrico, questo fa comodo pure al centro-sinistra, parecchi consiglieri regionali fanno resistenza, perché insomma mi sembra anche naturale dal loro punto di vista. Però protrarre ancora la legislatura è un bene o un male? Cioè, com'è? Per gli abruzzesi, secondo te,
ci sono cose in itinere, come sappiamo in questo momento. C'è un governo nazionale che vi vede insieme, a torto collo, insomma, siete al governo PD e PDL, e converrebbe a tutti andare belli tranquilli, sotto braccio fino a marzo. Che ne dici? Sono tra quelli che non è d'accordo, quindi non la penso così. Io penso che il governo che c'è in Italia è un governo di necessità, di emergenza, che, come ha detto allora il segretario del PD, che adesso non c'è, Bersani, andava assolutamente evitato se era possibile. Io ho seguito a pensare che bisognerà evitarlo per il futuro, fin quando noi vivremo e saremo persone di centrosinistra. Ma a parte questo, che è un fatto morale oltre che politico, perché ognuno di noi sa che non può andare sotto braccio al suo avversario se non quando serve all'Italia, cioè se per casi generali. Ma la cosa grave delle elezioni a marzo, al contrario di quello che ho letto su qualche quotidiano abruzzese, farà un grande danno a tutti noi cittadini, perché cari amici e compagni e cittadini che siete qui, voi dovete sapere che la regione non approverà il bilancio a dicembre se loro rimarranno fino a marzo, perché evidentemente gente che non ha alcun titolo non farà altro che prendere un pezzo di carta, riempirlo di cifre e approverà un bilancio che quelli che arriveranno a marzo tra i ricorsi alla Corte Costituzionale e al TAR dovranno rifare da capo. In altre parole, si perderà un giro, un bilancio della regione 2 miliardi 450 milioni a occhio. Solo per i fondi europei perdere un giro significa che gli abruzzesi perderanno 300-400 milioni di euro di investimenti, significa che tutte le decisioni che si devono prendere non saranno prese, si amministra in dodicesimi, cioè si fa a gennaio con un dodicesimo dei soldi dell'anno prima, a febbraio con un dodicesimo, cioè non si fa niente, si prende lo stipendio, si prendono i rimborsi, ci si prepara a un vitalizio che, facendo passare il 14 dicembre, sarà più lauto di quello già previsto, quindi un doppio scandalo sarà, diciamo, dal punto di vista politico, e si danneggiano gli abruzzesi. Ora, questo conto chi lo pagherà? Io aggiungo una cosa un po' cattiva, ma l'esperienza che abbiamo fatto in regione in tanti me l'ha insegnato. Voi sapete che l'unica cosa buona che è stata fatta è che hanno ridotto i consiglieri regionali da 45-46, quanti ne sono, a 31, e quindi da 14 di novembre o di dicembre dovrebbero andare là 31 invece di 46. E allora a dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, perché pagheremo lo stipendio a 46 invece di 31, lasciando stare? E chi risponde? Io azzardo, qui ci sono anche avvocati, perché non si fa un bel esposto alla Corte dei Conti chiedendo che chi scrive il decreto paghi lui se ha sbagliato? Credo che Chiodi farebbe bene a rifletterci, perché io sarò tra quelli che farà l'esposto alla Corte dei Conti e lo firmerò volentieri, quel milioncino al mese che invece di darlo ai pensionati che pagano i ticket per la sanità e agli artigiani che hanno avuto l'aumento dell'IRPEF e dell'IRAP, lo dobbiamo dare a 41 signori, di cui forse due ritorneranno lì dentro, visto il bel lavoro che hanno fatto, insomma. Ecco, senza voler fare polemica, è ora un po' di finirla, cioè la gente sta soffrendo. La gente soffre, l'ha detto Graziano, come stanno le imprese. Gli artigiani chiudono un negozio su due, e questi signori non hanno altro da pensare che continuare la festa. La festa è finita, bisogna mettersi, corciarsi le maniche, ed è uno dei motivi, lo dico al volo, Pasquale, per cui Luciano è un ottimo candidato. Qua ci vuole gente che fa, non gente che sta là a prendere l'aria, gente che fa le cose, che le sa fare, le fa e le fa in fretta, perché la gente sta morendo, le imprese chiudono, i pensionati stanno con l'acqua alla gola. Altro che vanno bene le cose, qua non va bene niente, l'Abruzzo sta fermissimo. Quindi noi stasera volevamo, e speriamo che Luciano arrivi, dire questo, che Luciano ci sembra una persona giusta perché sa fare, perché fa. E se ce n'è qualcun altro nel centro-sinistra che ambisce, straffacciamo le primarie. Se c'è qualcuno che vuole correre, ma corriamo pure, purché si faccia subito a settembre, si decida chi è il presidente del centro-sinistra o comunque l'alternativa a Chiodi, io penso che sarà sicuramente Luciano, e dopodiché si fa il discorso delle proposte, delle cose, Pasquale. Perché io, la gente che incontro, anche qua stasera, non è che mi ha raccontato di Letta, di Berlusconi, ma ha detto: io sto a chiudere l'azienda, io ho un problema con la banca non mi dà più credito, la Caripe sta andando a carte 48 e non se ne occupa nessuno. Questo mi dice la gente, e si pagano i ticket per qualsiasi cosa. Non ho mai pagato le medicine per il diabete, sono 3 mesi che in Abruzzo si pagano pure i farmaci per le malattie importanti, pensionati con 1000 euro che spendono 100 euro di medicine al mese. Queste sono le cose che interessano e le cose che la regione dovrebbe fare. E sono le cose, Enrico, che ci segnalano
i nostri telespettatori, per esempio, che sono poi i cittadini, che sono gli utenti della televisione, che sono quelli che scrivono email, soprattutto in questo periodo, che ci telefonano nelle trasmissioni dove abbiamo il telefono aperto, eccetera. La gente, insomma, vuole risposte concrete e immediate sui problemi urgenti giornalieri. Per quanto riguarda le elezioni, diciamo che per la prima volta si vota anche con una legge regionale in parte rinnovata, lo dicevi tu, 31 consiglieri contro i 45, compresi sono sempre il massimo di quelli permessi, cioè, però fare massimo una cosa, 31, una cosa c'è, manco la faccia di fare 30 novità, quindi. Una cosa c'è come novità: il listino vituperato è finito, cioè quella lista di persone che andavano a fare i consiglieri regionali senza prendere un voto, ma capati non si sa da chi e messi lì in una lista che poi diventava consigliere regionale. Tornando alle lettere, alle missive. Posso fare una battuta sul listino, sì, perché Pasquale ci conosciamo tanti anni e quindi ci possiamo permettere anche una confidenza. Assolutamente sì. Sì, io hanno fatto bene a levarlo e farebbero bene a farne 25 di consigliere alla regione, perché ne basterebbero anche 24 secondo me. Ma a parte questo, ma perché quelli che sono stati eletti in Parlamento non erano un listino? Che erano? Che hanno preso il vostro voto, quelli che abbiamo mandato in Parlamento, compresi i nostri. Abbiamo saputo che c'era una lista e quella lista in ordine di numero sono entrati in Parlamento. E non vorrei che anche lì sto governo di larghe intese, speriamo che serve alla gente, perché se dovesse servire a quei 600 per rimanere e non diventare 300 pure loro nel più breve tempo possibile, penso che ci dovremmo cominciare a arrabbiare veramente, perché la gente di questa roba non ne può più. E questo apre una piccola parentesi, io parlo sempre della mia situazione, ovviamente della televisione. Ecco, andare al voto alle politiche senza preferenze per noi è una tragedia, perché nessuno fa la pubblicità a livello personale, c'è solo la pubblicità del partito, questo è il partito, questa è la lista. Invece nei tempi belli, quando c'erano anche quattro preferenze, Enrico, c'era la pubblicità dei singoli: votate per me, votate per me, votate per me, e noi risollevavamo un po' il bilancio, cosa che invece ci stanno affossando sempre di più. Allora, volevo chiedere questo a Enrico e anche a Carlo Gaspari. Governo nazionale, a me mi arrivano queste missive sia da parte del centrodestra sia da parte del centrosinistra, di cittadini singoli, cioè voi avete detto mai con Berlusconi e avete fatto il governo con Berlusconi, Berlusconi aveva detto mai con il PD e ha fatto il governo del PD. Poi c'è un dibattito all'interno del partito dove c'è un amico qui, Massimo Dall'Aquila, che scrive: questo partito non è mai stato ridotto così, non ha un dibattito interno, non si discute di cose, si discute di persone e basta, non ci sono valori. Invece ho ricevuto dai ragazzi che cercano lavoro una lezione, perché mi descrivono che hanno la laurea, hanno fatto il master, hanno fatto la vita di studio, eccetera eccetera, e invece non trovano un posto di lavoro. Dice questo signore: stiamo allevando la vita a queste generazioni, basta, diamo un'identità di riscatto e speranza a questi cittadini ai quali stiamo togliendo anni e anni di vita nel tratto più bello di quanto ci è dato vivere. Direi che si dovrebbe sostanzialmente questo. Si potrebbe sottoscrivere guardando magari alla polemica nazionale. Io però porto un esempio, mi permetto di portare un esempio. Noi in questi 5 anni, io stesso, la politica non l'abbiamo fatta quella lì, noi l'abbiamo fatta qui. Cioè, noi abbiamo riscoperto in questi anni, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la politica si fa per strada, si fa col circolo, si fa con le persone che incontriamo la sera, si fa organizzando una cena o un dibattito o anche una chiacchierata come stasera. Cioè, la politica è sana quando la gente ce l'ha sotto controllo, quando la gente ce l'ha portata di mano, quando chi viene eletto, mandato da qualche parte, torna continuamente a chiedere, a parlare. Quindi io la politica buona che vedo è questa, non in maniera demagogica lo dico, non lo dico in maniera populista, la politica in cui gente di tutti i tipi, lavoratori, artigiani, imprenditori, professionisti, perché qui c'è un po' di tutto, resta solo l'operaio che una volta avrebbe sostenuto la sinistra, resta un po' di tutto, c'è il disoccupato, il giovane, questa gente deve riprendere in mano, come si diceva una volta, le mazze. Perché altrimenti queste mazze stanno in mano a gruppi di potere e a gruppi di persone che si dimenticano da dove vengono, chi erano, quanti ne erano, di che segno erano, come diceva quel comico, e si dimenticano troppe cose e si ricordano soltanto che dove si sono seduti si sta molto comodi,
si prendono un po' di soldini, non si lavora nemmeno tanto, se si è furbi e si sta zitti ci si rimane pure a lungo perché la gente si dimentica che ci stai, tanto ti ci rimettono pure magari, e questo non va bene. Ecco allora perché stasera con Luciano, che è uno che è sempre partito dalla gente, è sempre partito in mezzo alla gente, volevamo ripartire anche da qua. Carlo, i compagni e gli amici del circolo hanno voluto questo, ripartire da qua, come dire va bene, stavolta noi ci batteremo per mandare a fare il presidente D'Alfonso, lo faremo volentieri alle primarie, faremo quello che sarà, però qua deve ritornare come ha fatto quando era sindaco, qua deve ripassare, cioè in mezzo alla gente, i politici che non hanno rapporti con la gente, che non hanno voglia di avere rapporti con la gente, non servono, possono stare a casa, possono stare con i loro amici, quegli yes men si diceva una volta, quelli che vogliono, che gli danno sempre ragione, si pigliano uno, gli fanno un favore e quello gli dirà sempre sì, poi gira le spalle, gli dirà guarda un po' su com'è. Queste, noi vogliamo politici normali, persone normali, espressione della società. E a proposito dei giovani, però vorrei dire una cosa a Pasquale, io penso che i giovani sono un problema e meriterebbero forse anche tutta la nostra modestia, umiltà, perché probabilmente la politica di prima ha fatto degli errori se i giovani non fanno politica, però è vero pure che sti giovani di adesso non sono tutti uguali, cioè non è con la categoria dei giovani o con la categoria di non so chi che si risolve il problema, qua ci vogliono i più bravi pensionati, i più bravi giovani, i più bravi professionisti, i più bravi operai a fare sindacalisti, cioè ci vuole la gente migliore perché deve occuparsi di tutti noi. Siccome noi siamo nelle loro mani come cittadini, ci dobbiamo mandare i migliori di tutti, dei giovani, delle signore, delle casalinghe, delle operaie, delle donne, cioè cercare di avere una classe dirigente degna di questo nome, poi che sia assortita metà donne e metà uomini, me lo auguro e ci credo che debba essere così, che ci debbano stare i giovani, me lo auguro e ci credo, ma il fatto che noi mettiamo i giovani al posto degli anziani e fanno un po' peggio di prima le cose che si facevano già, non è questa la medicina, Non è questa la medicina, e vorrei dire, se mi permetti, che anche tra i giovani ci vuole un discorso di valori ideali. Cioè io vedo qua ragazze, al circolo ci stanno, che si comportano come una cosa loro, la vivono con intensità, gli vogliono bene al circolo, si impegnano, qua ce ne stanno diversi, li saluto e li ringrazio. Non è che sono snob, vengono qua, manniscono una predica e poi vogliono non si sa che, partecipano, stanno con gli anziani, con gli operai, cioè stanno come gli altri. Questo tipo di persone è quelle che ci rassicurano di più. Grazie Enrico, parliamo di Pescara allora, lo facciamo un attimo con Carlo, se mi passi il microfono da questa parte, adesso lui ci dirà una cosa clamorosa, ci dirà chi è il prossimo candidato sindaco di Pescara, magari alle primarie. D'Alfonso, no, D'Alfonso sta dall'altra parte, credo. Io... No, allora scusa, aspetta, prima di rispondere, volevo dire che... C'è Taraborrelli, qua Antonio Taraborrelli, ma anche altre persone che, come definirle, sono delle persone talmente tenaci che quando puntano un argomento ci levano la vita, a noi però. Ecco, le dune per esempio, che hai citato tu all'inizio, questo progetto che voi contestate, è un cavallo di battaglia che sta portando avanti la sezione, voi stanno raccogliendo le firme eccetera. Poi volevo ancora dire che io purtroppo, per fortuna, non ho un bellissimo rapporto con l'attuale sindaco di Pescara, perché siamo sintonizzati su due frequenze diverse. Sì, non so, qualcuno lo ricorderà, ci siamo fatti una bella litigata quando c'era la neve in diretta TV, eccetera. E poi lui, mi dispiace dirlo, ha la sindrome di D'Alfonso, perché qualsiasi cosa uno gli chiede o ma questo qui tu l'avresti fatto con D'Alfonso? Perché c'è sempre il dubbio che sì, che tu lo vuoi fregare o che incombe la situazione. Allora, detto ciò, parliamo un po' di Pescara, di queste elezioni, perché qua si avvicinano a ritmo incalzante, e anche lì dovete fare le primarie. Ne sono convinto, tant'è vero, noi oggi abbiamo cominciato a discutere di queste cose e credo che sia una delle prime iniziative che si fanno a Pescara. Sentiamo il bisogno di non arrivare alla scadenza impreparati. Io il nome non lo so e neanche te l'avrei detto, perché sono abituato. Ma io scherzavo. No, sì, lo so. Sono abituato come coordinatore di questo circolo
a discuterne col circolo prima, a sentire tutte le opinioni e poi a prendere una posizione condivisa. Io credo che sia il modo migliore, può piacere poi alla fine di più o di meno, ma credo che sia la cosa migliore per poter dare l'aiuto completo, vero, al candidato che poi sarà. In merito alle altre cose, come dire, noi abbiamo fatto, da qui sono partite ultimamente diverse iniziative contro questa amministrazione. L'ultima è questa delle dune. L'ultima è questa delle dune. La duna poi, una sola. Allora, da non confondere allora, con le dune. Forse è meglio chiarire. Sono parte in causa, la mia proprietà editoriale. Forse è meglio chiarire. La duna o le dune di Pescara sono altra cosa. Sono dune in sabbia a ridosso della battigia e che hanno una storia diversa. Questa è una collina in terra. E non solo, anche con massi cubici, con materiale ghiaioso, che serve a coprire un tunnel in cemento armato della lunghezza di 90 metri circa, di cui 30 e più coperti. Carlo, ma perché? Questa è la domanda. Una cosa sembra. Cioè, a che serve? Perché? Allora, quando abbiamo cominciato a parlare con le persone, era talmente difficile spiegare questa cosa, perché, come dire, tutti quanti si chiedono, non c'era una motivazione. L'unica motivazione data è che era loro intenzione creare un raccordo pedonale e ciclabile, ma dico pedonabile già è difficile perché ci vuole la piccozza per la maniera come bisogna arrampicarsi. Ciclabile, come è stato scritto, sembra una cosa grossa, troppo grossa. Ma la motivazione è che bisogna creare un collegamento tra il parco d'Avalos e il mare. Si spenderebbero 750.000 euro su 1.090 euro di lavori per costruire questo brocco, dove a monte e a valle avrà le strisce pedonali. Allora noi costruiamo una cosa che si scavalca e a 30 metri a destra e 30 metri a sinistra ci stanno le belle strisce pedonali. Allora, il senso di questa operazione, seppur scritta in qualche manuale ecologico, seppur scritta in altre sedi, non ha senso fatto così. Voglio aggiungere che noi abbiamo fatto, qui ci siamo riuniti e abbiamo discusso e affrontato tutte le problematiche sorte sul PP2, un'operazione che ci vede coinvolti a noi come, perché nel nostro territorio, ma questo è un problema pescarese e non solo. Lo spazio del PP2 sarà il futuro di Pescara. Se non comprendiamo questo, Pescara perderà un'occasione importantissima. Grazie Carlo. Allora Enrico, mi dispiace solo, l'ho scoperto solo da alcuni giorni in effetti, che questa duna, il progetto l'ha fatto il mio amico Sonsini, col quale non ho ancora parlato perché vorrei chiedergli why, perché, si dice in napoletano, ma insomma non ho avuto ancora modo di ascoltarlo. E detto ciò, ci sono altre problematiche ovviamente a Pescara, citavate prima di Costanzo, anche lo stesso Fusilli, porto, aeroporto, eccetera, infrastrutture, ecco, c'è l'aereo che è arrivato adesso, eccetera. Però c'è anche un problema di cui tu ti sei occupato, parlo del turismo e non solo a Pescara. Io oggi ho fatto una domanda sia a Legnini che a Piccone. Noi avevamo la regione verde d'Europa, ma che fine ha fatto? Ha detto Legnini si è un po' sbiadita, sì, perché tra Ombrina 2, petrolio, il gas a bomba, insomma questa situazione che
si stanno combattendo con comitati, con persone, perché poi dovete sapere che c'è la bruttissima abitudine di decidere le cose senza mai interpellare i residenti, che sono poi i diretti interessati a magari subire un danno, una situazione che loro non vogliono in quel momento. Quindi che fine ha fatto questa Regione Verde d'Europa? Beh, è sotto gli occhi di tutti, purtroppo gli enti parco in parte sono diventati enti come gli altri, sono diventati come le ASL, come le comunità montane, cioè sono diventati enti politici invece di essere enti tecnici o comunque al servizio delle popolazioni e della fauna e della flora, naturalmente della conservazione. Poi i parchi nuovi, quelli del mare, i trabocchi, la regione impedisce che si faccia, non fa fare la perimetrazione. Con le Tremiti non si è aperto nessun discorso, si fanno discorsi sul petrolio a due passi dal parco marino. È chiaro che non c'è una mentalità, non c'è. Ma io vorrei dire che però qui non è soltanto un problema degli ambientalisti, come io mi reputo anche di essere, in quei tempi, insomma, con tante persone che stanno qua abbiamo fatto tante cose sempre insieme, con gli ambientalisti, con i politici, con i cittadini. È un problema anche di sviluppo, perché l'Abruzzo non è che arriverà un'altra Sevel, un'altra Texas, un'altra Micron. Io non lo so come pensano questi signori della classe dirigente attuale di dare lavoro ai giovani abruzzesi, di creare economia. L'Abruzzo oramai una delle cose che ha, deve sicuramente difendere le industrie che ha, col coltello tra i denti, la Fiat eccetera, ma deve inventarsi qualcosa di nuovo, e una delle poche cose che ha questo patrimonio enorme di bellezze naturali, 100 metri di litorale di spiaggia più o meno bella, quasi tutta conservata bene, e c'ha tre parchi nazionali, un parco regionale e addirittura potrebbe fare il parco, cioè potrebbe essere un posto dove invece di atterrare meno 5,5% all'aeroporto d'Abruzzo, l'ultima rilevazione, cioè invece di perdere il 6% dovrebbe aumentare il 10% al mese con gli stranieri, i treni. Certo, poi uno esce dall'Abruzzo, va sull'autostrada e vede che dal confine dell'Abruzzo in poi le Marche hanno fatto tre corsie all'autostrada in due anni. Poi guarda le ferrovie e vede che fino a Ancona arriva la freccia rossa, in Abruzzo arriva la freccia, quella di Robin Hood, arriva alla stazione. Va all'aeroporto e vede che la regione, con Luciano D'Alfonso e noi alla regione, abbiamo messo un aereo per New York e un aereo Transat per Toronto. Adesso non ci stanno più, poi vede che hanno messo 10 linee per gli stranieri e farli venire qua e non ci stanno più, però in compenso hanno messo un aereo di linea da Bucarest con la Romania, che vi potete immaginare cosa porta e per fare che qui in Abruzzo. Cioè noi siamo riusciti a mettere in 5 anni a togliere New York, Toronto, togliere l'Europa, il Nord Europa, e ci siamo presi un aereo di linea da Bucarest che non voleva nessuno in tutta Italia, perché vi potete immaginare a che cosa serve. Questo è il problema, cioè i parchi, questa roba qua serve a conservare gli animali e le piante, per carità, serve agli ambientalisti, ma serve alle persone, serve a quei paesi per non morire, a quei ragazzi per aprire un esercizio commerciale, per aprire una cooperativa, per fare un'esperienza, un back and breakfast, cioè serve a fare una nuova economia che organizzazioni come quella di Graziano Di Costanzo, come la Confesercenti, la Confcommercio, la CNA, tante altre potrebbero organizzare se la regione non solo li proteggesse ma gli desse quei famosi denari ai loro confidi, che permetterebbero di dare 5.000 euro a un ragazzo che vuole tentare un'operazione in uno dei paesi. Questo è il ragionamento, quella diventa economia compatibile se la si sa usare, se non la si sa usare, e in questo senso vale anche per Pescara, mi permetto di dire, perché anche Pescara, se seguitiamo a tirarla per le orecchie e una volta la tiriamo perché facciamo un discorso sul porto, però ci dimentichiamo che c'è il problema della diga foranea che ammazza il mare, quello ne parliamo e quell'altro no. Una volta facciamo la duna sulla spiaggia mentre pensiamo di fare pedonale la nazionale. Pensate voi, la via nazionale era nazionale perché era la via logica per passare con le macchine, vogliono pedonalizzare proprio quella, cioè l'unica che serviva bene per le macchine, quella dovrebbe essere pedonalizzata, e tutto il resto della città che servirebbe per passeggiare è un caos indescrivibile con le dune. Cioè anche Pescara, se non si dà un destino a questa città che c'ha il mare, quindi invece di fare il doppio marciapiede davanti a Piazza Duca, pure al lato Monte, che non so perché si fa, visto che non c'era mai passeggiato nessuno negli ultimi 15 anni, forse si potrebbero fare cose un po' più serie, tipo per esempio fare opere, prevedere opere come rimozione o perforazione della diga foranea per far ridiventare il mare pulito, o collettori con le navi ai lati del fiume per impedire che la monnezza entra dentro al fiume, per non dire di più, e inquina il mare. Queste sono le opere che la regione di D'Alfonso ci deve regalare.
regalare, collettori con le nali ai lati del fiume, fiume pulito, diga foranea o rimossa o perforata che protegga i pescatori ma che lasci libero e vivere il mare. Allora Pescara, che è la città, la capitale commerciale, la capitale finanziaria di questa regione, riprende la sua forza. Ma come dovrebbe fare le migliaia di persone che stanno al mare attorno a Pescara, da Francavilla a Roseto, a Giulianova, a venire il pomeriggio a passeggiare, a spendere i soldi nel centro di Pescara, a comprare il gelato, a portare i figli o a venire addirittura in vacanza qui, se gli vogliono pedonalizzare la via nazionale, se non ci stanno i parcheggi, se la viabilità è un inferno? Ma chi è quel pazzo oggi con i prezzi della benzina che fa 50 km andare, 50 a tornare in un posto dove non sa se si riesce a fermare? Questo è il discorso. Pescara deve decidere del suo destino insieme alla regione, e sarà una grande fortuna avere D'Alfonso là, perché questa città la conosce, l'ha maneggiata, l'ha risolta, l'ha cambiata, l'ha aggiustata, ha parlato con voi, con tutti. Quindi avere uno lì che si pone il problema del ruolo di questa città. Questa città deve essere la capitale finanziaria e commerciale d'Abruzzo, ma proprio perché lo è al centro della crisi. Guardate che in crisi ci stanno le banche, il commercio e il potere d'acquisto della gente, cioè i soldi, cioè le tre cose che hanno fatto ricca questa città. Quindi o si cambia, o la regione, il governo interviene e aiuta la città a diventare ancora più moderna, ancora più nuova, ancora più capace di rilanciarsi, o altrimenti anche qua la crisi morde. Facciamoci una camminata per Porta Nuova, Carlo mi ci porta sempre, a me. Siamo per il porto. Per il porto, certo. Certo. Ma il porto ce l'avevano in mano un governo di centrodestra alla provincia, un governo di centrodestra al comune, un governo di centrodestra alla regione. Non è che chi sta all'opposizione può fare il governo e chi sta al governo fa l'opposizione. Qua ognuno fa il mestiere suo, e dovrebbe spiegare il presidente della provincia, che è un simpatico giovane, che a me sta molto simpatico, è stato commissario un anno e mezzo del porto. Ho letto sui giornali che sono stati spesi non so quanti milioni di euro e il porto è rimasto come era per un anno e mezzo. Quindi, appunto, quindi questo è il discorso, cioè, ma vedi, anche il porto bisogna fare il dragaggio, adesso per fortuna le cose sono ricominciate ad andare un po' meglio, ma bisogna anche mettere mano al discorso della protezione del fiume e di rimettere a posto la diga foranea, perché altrimenti non si risolverà mai. Comunque con la voglia di pedonalizzazione hanno pedonalizzato anche il fiume, no? Perché ci si camminava, ci si camminava. È chiaro questo, è chiaro. Allora, con Carlo Gaspo volevo parlare proprio di questa situazione della isola pedonale, ristrutturazione, come si chiama, come la chiamano? Quella di Corso Vittorio Emanuele? Riqualificazione, ecco, non mi veniva in tempo. Questa riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele, che tanto i commercianti stanno aspettando con ansia, perché così chiudono i negozi e se ne vanno dall'altra parte. Allora, intanto bisogna dire che una buona percentuale di negozi, sono stati già chiusi. Poi però quando si parla di pedonalizzazione o di limitazione del traffico, mi è venuta spontanea una riflessione. Su Corso Vittorio Emanuele, in entrata e in uscita, sono raccordate tutte le strade laterali, quelle ortogonali, via Genova, via Palermo, via Ancona, via... Allora, queste strade qua non vengono chiuse e quindi i residenti circoleranno in quelle strade e sul Corso Vittorio Emanuele. Se il progetto che ho visto pubblicato sulla stampa prevede due corsie centrali per il transito dei pullman, allora facciamo un rapido piccolo calcolo: se i pullman passeranno ancora lì, se i residenti passeranno e stazioneranno ancora lì dentro e fuori, chi è che non potrà più passare là? Chi viene da fuori? Chi viene da, diciamo, da Porta Nuova, da Francavilla, da Montesilvano? Allora questa pedonalizzazione che è stata fatta per creare, così dicono, come il passaggio su più, è stata fatta per creare il centro commerciale naturale. Bene, a questo centro naturale commerciale non potranno arrivarci coloro che normalmente vengono a Pescara Centro per fare acquisti. Mi pare che sia un'altra follia messa in piedi da questa amministrazione Masci. Io spero che, voglio dire, si faccia prima,
adesso so che ogni tanto qualcuno che sta in maggioranza minaccia, ecco. Se vogliamo fare l'election day comune e regione, lo possiamo pure fare a novembre. Questo facciamo prima, e anche perché poi tutto sommato è di buon auspicio, perché per voi dico, perché c'è stata fino adesso sempre l'alternanza al comune e alla regione, governo di centrosinistra, governo di centrodestra, governo di centrodestra, come no? Come no? 2003-2008, e quella è un'anomalia, insomma, fa. Comunque c'è sempre l'alternanza e arriva un governo diverso, alla regione sì, però la regione c'è stato sempre, quindi il governo in carica non ha mai vinto, e questo significa una cosa fondamentale, perché un governo in carica non vince? E allora vince il nuovo per demerito degli avversari, Paolino. Nel caso scorso sicuramente, purtroppo sì, nel senso che la questione morale ha distrutto, certo, per una parte, come si dice, la mela rovinata e ha rovinato un cesto, ma questo è un altro discorso. Io penso che in Abruzzo quello che dici tu sia vero, perché in Abruzzo c'è proprio una classe dirigente che da molti anni non riesce a fare il suo mestiere. Cioè la regione, la gente la sente veramente come una cosa lontana che non risolve quasi niente, è un grande costo, costa parecchio, sta là, ma poi in realtà stringi, per esempio il fatto che la sanità, che occupa, pensate, la regione ha 2 miliardi e 400 milioni di bilancio, la sanità è 2 miliardi e 250 milioni, quindi quando hai pagato la sanità, hai pagato gli stipendi e un po' di stupidaggini, i soldi sono finiti, quindi è chiaro che la regione o si riforma, si autoriforma, cioè ci va una classe dirigente e c'è il tempo di metterci seriamente le mani e cambiare registro, ma proprio veramente cambiare registro, cioè avvicinarsi ai comuni, alle persone, fare le cose, e allora la gente la riconosce e la usa, diciamo così, e una classe dirigente che fa questo magari ce la può rimandare, ma altrimenti si passa dal nulla al nulla successivo, cioè questi 5 anni sono stati 5 anni in cui la regione Abruzzo è assente, non esiste, ve l'ho detto. Abbiamo Luciano D'Alfonso al telefono. Luciano? Io chiedo scusa, Pasquale, a te, a Carlo Gaspari, al senatore Felicetti, a Graziano Di Costanzo, a Gianluca Fosile, a Enrico, poiché sono stato ad un dibattito con dei giovani amministratori in prevalenza di centrodestra e con Chiodi per un primo assaggio di confronto tematico, e ho finito proprio adesso. Pensavo di concludere alle 18:15, 18:20, poi diciamo il profilo del confronto è andato avanti e non mi è sembrato né opportuno né giusto lasciare quella sede di confronto. Sono adesso in autostrada alla speranza di arrivare quanto prima a Pescara. Chiedo scusa anche al pubblico che so numeroso ad essere intervenuto. Chiedo davvero scusa, Pasquale, aiutami a fare arrivare queste mie parole di scuse a tutti quanti. Ti stanno sentendo, Luciano, ti stanno sentendo in diretta. Anzi, siccome si sente benissimo, potremmo pure continuare il dibattito così. Che dici? Ma io, se non venissi indagato dopo, continuerei anche per telefono questo dibattito. Va bene, ti ringrazio. Un saluto e un abbraccio da parte di tutti. Saluti a tutti. È un grande complimento alla sezione, che è la sezione credo la più attiva d'Abruzzo ad assumere iniziative e assicurare qualità a quelle iniziative. Ci tenevo molto a essere a Pescara, però non mancheranno altre occasioni. Davvero chiedo scusa. Sicuramente sì, grazie. Allora, grazie a Luciano D'Alfonso. Buon rientro a Pescara. Allora, ci dispiace per le persone che sono qui, l'avete sentito dalla sua viva voce, c'è stato un problema, gli facciamo, gli possiamo solo fare, ne organizziamo un altro, sì, di manifestazione, organizziamo sicuramente un altro. Va bene? Però lo incateniamo prima qui. Prima lo incateniamo qui e poi diciamo l'appuntamento orario. Scusami, no, io solo per ringraziare tutti che siete stati qui pazientemente, in veramente in tanti, una serata estiva. Io penso che Luciano abbia detto il giusto finale, cioè merito di un circolo, di una realtà che è una realtà che non è né vecchia né nuova, è vecchia e nuova, non lo so, c'è una storia, però è una realtà, e questa realtà si vede, vedete? Siamo qua insieme, sono cittadini, noi ospitiamo chiunque, qua non chiediamo a nessuno di che partito è o se ha votato per Grillo,
Va benissimo, l'importante è parlare, parlarsi, ascoltarsi, avere le persone che ci devono governare vicino a portata di mano per poter dire una parola, per poter ascoltare e non comprare più niente a scatola chiusa. Ecco, quello che vorrei dire è che io mi auguro, chiudendo, che si facciano le primarie del centro-sinistra alla regione subito, a settembre, che Luciano sia il candidato, non necessariamente l'unico, se c'è qualcun altro si accomodi, si decida, si presenti un programma delle idee, delle cose concrete su cui noi possiamo dire qualche parola tutti quanti e che si proceda. E lo dico da cittadino, non da ex non so che cosa, io se hanno ancora un briciolo di coscienza gli attuali 46 consiglieri regionali, inclusi quelli che dicono di essere di sinistra estrema o di centrosinistra, se non Chiodi non fa il decreto, hanno una via tranquilla, a me è capitato di percorrerla, se ne vanno a casa loro, si dimettono subito, a cominciare dai nostri che dovrebbero dare l'esempio dimettendosi immediatamente il 14 di novembre dalla regione. La facessero lì la corsa più chi è più estremista, là vogliamo vedere chi è più di sinistra e vediamolo il 14 novembre chi fa primo a arrivare alle dimissioni e fa il suo mestiere, cioè la persona per bene. Grazie Paolini, grazie a Carlo Gasper e soprattutto grazie a tutti quanti voi, fatevelo per voi un applauso perché se ne stati splendidi. Io per quanto mi riguarda sono a disposizione anche per altri inviti. Grazie, grazie a tutti. Voglio dirvi un'altra, oggi abbiamo sperimentato una diretta streaming e per la prima volta è andato anche sul web la nostra iniziativa. La prossima...